Il percorso è ormai tracciato, il traguardo del 2019 è segnato, ma solo oggi si conoscono i corridori, ovvero gli operatori culturali dell'intero territorio lucano. Il via è stato dato il 27 aprile in Casa Cava dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, che nella seconda giornata di Startup ha voluto incontrare le associazioni culturali che insistono sul territorio per presentare loro, in maniera generale, i 24 bandi a cui da leader o da co-partner potranno partecipare con le rispettive 5 aree tematiche. Altri 26 bandi invece saranno a regia diretta da parte della Fondazione. La parte più urgente, anche perché quella più lunga nel processo, sono i progetti di co-creazione assieme alla scena creativa lucana, perché necessita proprio, è una staffetta, quindi necessita vari scambi e sono progetti anche che hanno una certa dimensione, progetti più complessi che richiedono più tempo, quindi questi sono quelli che partono per primi. Poi ci sarà subito dopo dei bandi per il potenziamento delle manifestazioni nella programmazione europea, quindi questo subito dopo, e poi man mano attueremo dei bandi tra il 2000, fine 17 e poi 18 per aprire appunto le programmazioni su quello che rimane da completare. E la cosa più importante per arrivare al traguardo, tutti preparati e fare tutti, non solo bella figura, ma veramente essere fieri del percorso. Il tempo stringe, ovviamente lo sappiamo tutti, quindi è solo facendolo assieme, unendo le forze, che arriveremo al 2019 riuscito. Che cosa si aspetta un po' la fondazione, diciamo, da questa call che viene fatta da oggi per tutto, poi, tutto il percorso? Mi aspetto molto, ma anche perché tutta la scena creativa si aspetta molto, quindi si trattava di dare il lancio e di ripartire, di calzare le scarpe di ginnastica, allenarsi e si parte per una maratona, una staffetta, un lavoro di un gioco di squadra.